Una nuova casa per Ciuccia Latte. In una fattoria viveva un piccolo maialino di nome Ciuccia Latte, insieme alla sua mamma, al suo papà e al fratello Fango Fango, chiamato così perché si rotolava sempre nel fango. Una mattina, mentre festeggiava il suo 7° compleanno, sentì un grande rumore e muovere la terra. Il terremoto, gridò impaurito e corse a nascondersi in una pozzanghera di fango. La fattoria non è più un posto sicuro, pensò il maialino. Bisogna trovare una nuova casa. Così, di buon mattino, insieme a tutti i suoi parenti, intraprese un lungo viaggio. Arrivati al bosco di Spigone, incontrarono dei lupi che affamati li assalirono. Ma grazie all'intervento dei cinghiali riuscirono a scappare e trovarono rifugio nei boschi di Carega. Qui la famiglia dei maialini trovò tanti amici e pensarono di stabilirsi per sempre in quel bosco fantastico. Una notte Ciuccia Latte non aveva sonno e iniziò a girovagare per il bosco, fin quando, giunta ai piedi di un albero, trovò un tesoro. Era pronta ad aprirlo, quando ad un certo punto... Ciuccia Latte, sveglia! È ora di andare a scuola! Era la sua mamma che lo chiamava. Il piccolo maialino si svegliò e disse: peccato, era solo un sogno.